La svolta di Benedetto XVI. Abbiamo visto fin qui le quattro tappe fondamentali, vorrei dire classiche, della dottrina sociale della Chiesa dalla Rerum Novarum fino alla Centesimus Annus di Giovanni Paolo II. L'avvento del nuovo Papa Ratzinger ha prodotto nella storia della dottrina sociale della Chiesa un'ulteriore svolta con l'enciclica sociale del 2009, Caritas in Veritate. In che consiste la svolta di Benedetto XVI? Il Papa si trova davanti a un mondo che è cambiato. Ormai i processi di globalizzazione stanno rendendo la famiglia umana una realtà unita. Molti dei problemi della lotta di classe, delle ideologie di cui si è occupata la dottrina sociale in passato non esistono più. Allora ha avuto un'intuizione felice. Diamo una bussola per gli uomini e le donne del XXI secolo, ma questo ha comportato una svolta. La Rerum Novarum, senza perdere nulla della sua importanza storica, ha compiuto il suo tragitto. I problemi oggi sono diversi da quelli affrontati da Leone XIII e poi rinnovati via via quasi ogni 10 anni dalle altre encicliche sociali. Il Papa si è accorto che Paolo VI, questo grande pontefice, aveva scritto un'enciclica che anticipava o prevedeva gli sviluppi del XXI secolo, la Populorum Progressio 1967. Già Papa Wojtyła nel ventennale 1987 volle riprendere l'insegnamento di Paolo VI e scrisse la Sollicitudo Rei Socialis. Arriva adesso Papa Benedetto e che cosa fa? Dice: la nuova Rerum Novarum del nostro secolo sarà la Populorum Progressio. E nel 40° anniversario, che poi è slittato di un po' perché i problemi si accavallavano, la crisi economica mondiale, nel 40° anniversario ha scritto la sua enciclica sociale. Quindi io sono sicuro che tutti i pontefici che seguiranno aggiorneranno sempre più l'insegnamento di questa seconda Rerum Novarum, che è la Caritas in Veritate. Qual è il messaggio centrale in un mondo che si globalizza? Questa è la tesi di fondo. Dobbiamo tutti imparare a vivere uniti rispettandoci diversi. Come fare? E qui il Papa fa un'analisi profonda, soprattutto nella introduzione, che è chiaramente scritta tutta da lui, ripresa poi nella conclusione, mentre all'interno i 6 capitoli riassumono un po' tutti i problemi oggi sul tappeto. Allora il Papa indica come 3 piste che valgono per credenti e non credenti. Infatti parte dall'interrogativo che già Paolo VI poneva nella Populorum Progressio, dicendo: la vita è una vocazione. Chi di voi, sembra dire il Papa rivolgendosi a tutti, può dire che si è dato la vita? Noi tutti la vita l'abbiamo ricevuta, tutti siamo stati chiamati alla vita. Il che vuol dire che la vita è una vocazione, ma chiamati a che cosa? All'amore e alla verità. Se una persona non ama e non è amata, non si sviluppa nemmeno come persona. Se una persona non cerca la verità, non si sviluppa come persona. Questo vale per credenti e non credenti. E allora il Papa dice ai credenti e ai non credenti: guardate che in un secolo di globalizzazione, quando diventiamo una sola cosa, per poterci parlare e costruire insieme una nuova civiltà, dobbiamo partire dalla vocazione comune all'amore e alla verità. E indica come 3 piste. Sul piano etico è importante educare alla libertà responsabile. Non possiamo imporre agli altri nulla, dobbiamo fare in modo che ogni persona liberamente e responsabilmente scelga. Secondo, sul piano socioculturale, bisognerà puntare alla fraternità, perché, come dice con molta efficacia, la globalizzazione ci rende vicini, ma non ci rende fratelli. E non basta che
che noi ci vogliamo bene perché siamo simili, la filantropia. Dobbiamo amarci perché siamo fratelli. Terzo, sul piano politico, il concetto di reciprocità tra doveri e diritti. Se noi potremo camminare lungo questa triplice strada, potremo realizzare nel rispetto della laicità positiva quella piattaforma etica comune che consentirà all'umanità globalizzata di diventare più giusta e più fraterna. È un messaggio molto importante che si basa sulla tesi di fondo che l'enciclica sviluppa, la necessità che la coscienza religiosa si incontri con la storia. Non si può ridurre la fede solo all'ambito personale, il messaggio cristiano ha qualche cosa di dire all'umanità, ai credenti e ai non credenti.